Un saluto a tutti ragazzi da Messi91. Oggi siamo qui con un nuovo video della serie Gameplay Random che ho intenzione di far ripartire per diversificare un po' i video sul mio canale. E quindi oggi siamo qui con Underworld The Eternal War, un gioco che ho visto tramite il canale di LadyStorm1987. E ho pensato, sarà una figata, voglio dire, io adoro Underworld, adoro i vampiri, è una serie che mi piace, ho visto tutti i film e è una vita che aspetto un videogioco a tema. Anche se per esperienza la trasposizione videogioco-film-film-videogioco fa cagare. Però ho detto, è la PlayStation 2, voglio dire, i titoli lì erano abbastanza epici, non come certi titoli del giorno d'oggi. Subito ho pensato di farci sopra una serie, appena finito Quantum Conundrum, ma giocandoci un pochino ho notato che è un po' ripetitivo, e quindi potrebbe alla lunga annoiare. Così ho ripiegato per un gameplay random. Possiamo scegliere tra il vampiro, che è Selene, la protagonista, oppure un licantropo, credo a caso, e noi inizieremo col vampiro e poi se riuscirò a farci stare tutto vi faccio vedere anche il licantropo. Recupera la ricerca sulle armi dei licantropi, uccidi il leader dei licantropi, elimina il licantropo da guerra, non ho capito, non ho letto l'ultima parola, mi è sfuggita. Ok, il gioco essenzialmente è così, cioè noi abbiamo un percorso, vedete in alto a destra ci sta una mappettina che è il percorso che noi dobbiamo fare, diciamo. Però il gioco non sembra male, il problema è che voi vedete la mappa va dal punto A al punto B senza, cioè non puoi sbagliare strada, non puoi fare niente, vai avanti così, ammazzi tutti e arrivi dal punto A al punto B. Quindi farci una serie sopra, comunque anche giocarci tanto, secondo me questo gioco diventa noiosissimo, cioè alla fin fine sarà tutto uguale, è tutto così. Quindi, signore, lei vuole morire allora? Perché non ha la vita il signore sopra la testa? Ecco, perché non avevo premuto select. Ok, allora, si può cambiare arma, ok. Usiamo il mitragliino a tre colpi. Sembra una puzzetta, ma fa niente. Ok, ho finito pure i colpi. Ah, aspettate, faccio vedere i cazzotti. Ecco, vieni qui, vieni qui. Oddio questo, in salto anch'io lo voglio fare. Arriva! L'ho preso male nella vita, ma fa niente. È esploso, cos'è? Allora, vedete in alto a sinistra abbiamo la barra della vita, la barra del non so cosa e la barra del sangue, credo sia, no? Quella dovrebbe essere... Ah, questi sono i vari poteri, sì no, la barra del sangue allora è la seconda. Più avanti, ovviamente, i nemici avranno armi più forti da fuoco e incontreremo anche dei Lycan proprio, dei licantropi trasformati, che io adesso vi faccio saltare tutti per aria, che ci faranno del bel danno e anche perché saranno tipo tanti, cioè quando inizio, io ho fatto due o tre missioni, non tante, e diventano tanti, quando ne hai addosso 5 o 6, cioè sei un po' nel pattugno. Il problema dei Lycan è che non ti lasciano le armi, cioè tu alla fine arrivi senza munizioni. Sta gente la puoi killare tranquillamente, tanto ti lascia l'arma. Frega molto. Ui, mitraglini doppi alla Jill Valentine. Alla Jill Valentine. Selene che diventa Jill Valentine. Attenzione tutti. E là là, che lancio gli ho dato. La miseria, ha fatto 20 km in lunghezza. Salve signor. Cioè, un pumpazza per lei. Qui si apre da solo, ok. E piovono infinite immagini di Lycan, stanno piovendo dal cielo proprio, vedete? Che figo, li sciotto con il pumpazza, meno male. Sciotto le trecce a Lycan, no no no. Wow, quello, oddio che è quello, c'ha il nome sopra, quindi quello è un tizio importante. Deve esserlo per forza, voglio ucciderlo subito. Cutter, ciao. Signor Cutter, lei non diventi licantropo, non si inalberi, aspetti, aspetti! Signor Cutter, signor Cutter! Ma guarda costui, signor Cutter! Stia fermo, che non la riesco a mirare con queste cose analogiche. Ok, la valigetta, mia! Cutter è stato sconfitto, oddio, c'è Ben! Ben Ten! No, Ben Ten mai nella vita! Sì, con un lanciafiamme. Se sta là in fondo mi fa danno sicuro, signore. Va bello, ok, ok. E io non mi muovo, non ho problemi. Ok, si è svegliato. Dopo che ha perso 25 litri di sangue, si è svegliato. Si sta perdendo più sangue. Ho finito le munizioni per ammazzare il signor Ben Ten. Vado a indirizzare gli spari con sto coso. È impossibile. Ah, ok. È impossibile, giuro. Ah, ecco il coso di fuoco, me lo dia. Ok.
che c'è? Oh, non l'avevo visto mai. Hai raccolto una chiave. Sì, ma si è aperto da solo comunque il cancello, quindi non è che me ne faccio molto delle chiavi, ecco. Pedafuoca! Vedi, così si usa il lanciafiamme, signor Ben. Guardi in pa... Ah no, è morto, mi dispiace. Aia. È morto. E che bruciano, ma che bellini là in fondo. Bruci, bruci anche lei. Oh, 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 ho beccato un fucile d'assalto e non l'ho visto mai. Dove, da chi l'ho raccolto? Sì, ma l'arma di Dio. Aspetta che spacco la cassa. C'è dentro nulla. Sì, sì, non si preoccupi. Perde giusto due gocce di sangue. Non è un problema per nessuno, tranquillo. Poi è bello perché c'è anche un pochino di mira assistita. Quindi quando le garba lei gira la mira dove cazzo vuole e non lo prende mai il nemico, però vabbè. Salta, salta! C'è un berserker! Attenzione! Quasi morto. Il berserker! Attenzione! A chi sto sparando? Non lo so. Ok, ho ammazzato della gente. Dov'è? Non lo vedo più. Eccolo, 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 eccolo. Signore, ma stia fermo. Ecco, sono andata a fuoco da sola. Stia fermo anche lei, non vedo un cazzo. Già che la visuale non è delle migliori. Dai, 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 che sei morto, se... Ah, così? Va bene, non ho neanche ammazzato tutti, ma ok. Finendo i livelli, ovviamente, agguadagniamo esperienza, i livelli, e poi possiamo potenziarci le varie cose. Visto che io uso solo la sete di sangue e mi serve la vita, io potenzierei solo quello. Ok, eccoci qui dalla parte del nostro Lycan, che si chiama Razze. E siamo nella missione 4, un grosso problema. Ok, faccio la quarta missione perché la seconda che avevo registrato è uscita male, è uscita senza audio. La missione 3 è ambientata dove è ambientata la prima, quindi ho fatto la quarta. Allora, elimina il leader. Questo è il nostro Razze. Signorina, dove va lei? Dove va, muoia? Ma guarda questa che mi stalkera. No, è arrivato anche il fidanzato, credo, che si è incazzato un po', ma vedo che è imbecille, quindi muore easy, ok. Allora, vi faccio vedere, mentre abbasso l'audio perché mi friggo le orecchie, che... wow, mi tratta qui. Che il nostro Lycan può appunto trasformarsi in licantropo, e quindi la cosa che è abbastanza bulla, perché ha degli attacchi più potenti di quelli del vampiro, quelli corpo a corpo, però ha una vita di merda, cioè non nel senso che ha una vita brutta, ma mi sono trovata più volte a morire con il Lycan, mentre col vampiro non ho mai perso quasi nessuna tacca di vita. Con il vampiro dobbiamo recuperare cose e uccidere licantropi, mentre con il licantropo, aia, dobbiamo proteggere i nostri alleati, cioè col vampiro li uccidiamo e col licantropo li proteggiamo. Ma in linea di massima gli scenari sono gli stessi del vampiro. Oltretutto ho notato che il primo e il terzo livello sono ambientati nello stesso posto. Cambia un filino la mappa, ma l'ambientazione è quella specie di città. Mentre il secondo e il quarto livello sono ambientati qua sotto, quindi anche le ambientazioni non è che siano varissime. Ora io ho fatto solo 4 livelli. Guarda quella! Ah sì, ci sono due armi nuove ho trovato. Quella che c'ha il cecchino, che adesso me lo dà subito. Subito me lo devi dare. Ragazza mia, piglia. Dammi il cecchino! Ok. E poi ci sta tipo un lanciagranate multiplo che lancia 6 granate, che è la cosa tipo più epica. Però è un po' un problema colpire la gente, perché lanci via una rosa di granate che va un po' dove va. E il cecchino sciotta tantissimo. Di là c'è un vicolo cieco. Ok, vedete, ho già metà vita, neanche me ne sono accorta. Io ho metà vita, con Selene non era mai... Selene, oddio. Con Selenio non era mai successo. Con Selene non era mai... O Selene, chiamatela come volete. Non era mai successo, voglio dire, non mi hanno tolto quasi niente. Ora io mi inalbero e vi faccio il culetto a strisce. Vieni qua. Anche l'altro. Dov'è? Qui. Venga, venga. Morì. Ah, questo c'ha lanciagranate multiplo. Mo, se non mi ammazza ve lo faccio vedere.
Sì, ok, ho appena detto che il licantropo ha degli attacchi potenti. Se mi stai mezz'ora a menare la gente, ecco via la testa, perfetto. Ho raccolto pure una chiave. Ho sbagliato, vabbè. Ci sta uno, se no spreco il mio potere. Ci sta uno, mi sono fatto di asteroidi. Ecco, ci hai visto, no? Ho spoltigliato tre persone in un colpo solo. Ok, sì, quando si trasforma fa tipo una specie di rutto infinito, ma vabbè. Dov'è il lanciagranate multiplo? No, eccolo. Sembra un aspirapolvere gigante, non fateci caso, ma fa niente, sembra roba dei Ghostbuster, tipo. La chiappa vampiri. Vai, vai, vai. Ok, ho colpito un alleato. Sì, mentre lui spara un moscerino che probabilmente gli dà fastidio, questo lo attacca e la ammazza, perfetto. Muori, ho finito le munizioni. Lancia il China patata. Come era su, non so se era Modern Warfare 3, il China Lake. Aiutatemi, non ricordo. Questo è il China Lake, o comunemente chiamato lancia patate. E la gente vola via, bellissimo. Ah, un altro lancia, ci sono 3000 lanciapattume qua. Questo lancia proprio roba d'impatto. Ecco, ho ammazzato il mio alleato, ottimo. Ah! Guarda sto alleato di merda! Perfetto. Abbiamo deciso di suicidarci tutti allegramente. Perché siamo una famiglia unita e vogliamo morire tutti insieme. Toglierei per di qua. Mi sa che non è stata una buona idea, c'è già gente. Magari dall'altra parte non usciva nessuno. Siete dei pezzi di pattume. Siete dei pezzi di pattume che, guarda, veramente enormi. Dei pezzi di pattume infinito. Perfetto, così mi sono pigliata due imboscate al prezzo di una. Ottimo. Sì, arrostite tutte, vai. È esploso un vampiro dal fuoco, tipo. Perché arrivano da dietro? Basta. Non spreco più munizioni per voi altri, basta. Ma vaff... Ora, non vorrei dire, c'è un puntino che si è fermato a inizio mappa e non viene avanti. Se quel soggetto deve venire fino a qua... E si è buggato là, soprattutto. Penso che prenderò il computer e lo lancerò dalla finestra, molto educatamente. Vado a vedere se fosse qualcosa qui. Sì, c'è un cancello che si apre. Quindi la chiave di prima era per questo cancello. Io dovevo saperlo a prescindere, cioè è proprio una cosa che... Trovo una chiave. Oddio, vuoi vedere che se torno all'inizio c'è una porta da aprire? Ma io vorrei capire, questo pezzo di mappa si è aperto per... Che? Cos'è sta cosa? Dov'è? Cos'è sta cosa? Cos'è? Ma dai! Se Vladimir, vieni qua, Luxuria. Se no sta fermo. Vabbè, io lancio le stelline ninja intanto, mi raccomando, qualcuno ci vada contro. Oddio, si attaccano, che fighe! Non l'avrei mai pensato. Ah, signor Vladimir, deve morire. Sì, ma sto tizio non è capace di fare altro che correre a destra e a sinistra. Sta fermo che non riesco già a mirare con sta cosa. Ok. Oh, la chiave, ok. Aia! È la madonna! Che cacchio di calcio mi ha tirato? Fancoala. Ora torniamo indietro perché io da brava polla non sono venuta a controllare qua e mi sono persa la chiave. Sì, c'è gente vicino. No! Lo ammazzano tantissimo. Andiamolo a salvare. Veloci! Ma stai ferma! No, no, non tornare là. Vieni con noi. Ma guarda quel pezzente. A sociale. Oh, finalmente stiamo arrivando a quel dannato cancello.
Ma vaff... E quindi? Una delle due si deve aprire assoluta. Oh, là, meno male. Sono arrivata, ci ho messo giusto un pochino, ma sono arrivata. Questo soggetto cosa fa? Dove corre? È morto. Oddio, che figo! Lolle, questa cosa è Space Zoom. Sembrano fatti di gomma. Oddio, muoio. Vieni, vai. Qualcun altro si vuole agganciare al party, scusate. Tanto che ci siamo, dalla scossa a tutti. Che problema c'è? Non gli tolgo un pattume di nulla, però. Ci vorranno 6 giorni per ammazzare sto soggettazzo, che non sta fermo. Sì, ma dai, una volta che si ferma lo butti via tu. Fammi capire quanto ritardato puoi essere. Ottimo. Cos'è esploso? Non lo so. Sto ammazzando più gli alleati che il nemico, ma fa niente. Attenzione che rimbalzano. No, mi ha disintegrato un alleato. Oh, poverino. Via da in mezzo. Oh mio Dio. Attenzione alleati, potreste morire tantissimo. Alleluia, è morto. Hai sconfitto Hansel e Gretels. Ma vaff... Ok ragazzi, questo era Underworld, The Eternal War per PS2. Vi ricordo come sempre like e commenti al video, soprattutto nei giochi random. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. O se ci volete sopra una serie. Come sempre io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi!